Sigmund Freud nacque a Freiberg, nel sud-est della Moravia, nel 1856, da una famiglia di commercianti ebrei. Ben presto la famiglia si trasferì nella capitale dell'impero, a Vienna. Sigmund era il primogenito degli 8 figli che suo padre Jacob aveva avuto con la seconda moglie Amalie. Egli crebbe dedicandosi agli studi e senza manifestare grande interesse per le questioni religiose. In età adulta, Freud non fece mai mistero del suo ateismo, ritenendo anzi che l'ultimo contributo alla critica della visione religiosa del mondo è stato fornito dalla psicoanalisi. Nel 1873 si iscrisse alla facoltà di medicina dell'Università di Vienna e qui ebbe come maestro Ernst Brücke, esponente della fisiologia meccanicista e antivitalista. Sotto la direzione di Brücke, Freud si dedicò ad alcune ricerche sperimentali che lo portarono ad anticipare la nozione di neurone o cellula nervosa. Le modeste condizioni economiche familiari lo costrinsero a dedicarsi alla professione medica e ad abbandonare la carriera universitaria. Nel 1885, grazie ad una borsa di studio, trascorse un periodo presso l'ospedale parigino della Salpêtrière, diretto da uno dei più celebri neurologi dell'epoca, Jean-Martin Charcot, studioso dell'isteria. L'anno dopo Freud sposa Martha Bernet, da cui avrà 6 figli, una delle quali, Anna, si dedicherà agli studi di psicoanalisi infantile. Nel 1889 si reca per un breve periodo a Nancy per perfezionare la tecnica ipnotica, lì coltivata da Bernheim. È di questo periodo la collaborazione e l'amicizia col medico viennese Josef Breuer, assieme al quale si dedicò agli studi sull'isteria. Breuer usava già l'ipnosi per la cura dei disturbi psichici all'interno di una strategia terapeutica puramente psicologica che identificava l'origine della patologia in un trauma psichico e non fisico, come pensavano Charcot e la sua scuola. La terapia di Breuer era catartica, intendeva cioè far risalire sotto ipnosi il malato all'evento traumatico e così liberarlo dai sintomi. Freud fece propria la prospettiva di Breuer, eliminando però l'ipnosi e sostituendola con il metodo delle associazioni libere, un dialogo cosciente sui pensieri più profondi del paziente. Freud iniziò anche a sottolineare il ruolo degli impulsi sessuali nella formazione dei disturbi psichici e l'esistenza di una forma di sessualità infantile, cosa questa abborrita dalla cultura dell'epoca. Frutto di questi studi è il volume scritto con Breuer, Studi sull'isteria del 1895. Seguì un periodo centrale nella vita intellettuale di Freud. Rotta la collaborazione con Breuer, egli strinse un'intensa amicizia con Wilhelm Fliess, un medico berlinese di origine ebraica e sostenitore anch'egli di teorie considerate bizzarre, quali la bioperiodicità e la bisessualità originaria. I frequenti scambi intellettuali con l'amico, la morte del padre, il manifestarsi di una forma di nevrosi, l'autoanalisi psichica, furono tutte esperienze dalle quali Freud trasse la nozione di inconscio e la connessa nuova spiegazione dei fenomeni psichici. L'interpretazione dei sogni del 1900 è l'opera che dà inizio alla psicanalisi. L'opera non ebbe alcun successo, ma il clima di ostilità e di isolamento che Freud aveva subito pian piano si diradò. Nel 1902 fu nominato professore aggiunto all'Università di Vienna, mentre alcuni giovani medici iniziarono a radunarglisi attorno per apprendere la psicoanalisi. Nel 1909 si tenne il primo congresso internazionale di psicoanalisi, ma già nel 12 si verificarono due importanti defezioni, quelle di Alfred Adler e Carl Gustav Jung, che crearono due distinte scuole analitiche. Freud aveva intanto pubblicato Psicopatologia della vita quotidiana, 1904, in cui mostrava il carattere nevrotico di lapsus, amnesie, eccetera. Nel 1905 espone la sua rivoluzionaria teoria della vita sessuale nei 3 saggi sulla sessualità. Nel 9 tiene un ciclo di conferenze in America, da cui furono tratte le popolari 5 lezioni sulla psicoanalisi, cui seguì l'ancor più fortunata introduzione alla psicanalisi del 1917. Del 13 è Totem e Tabù, in cui Freud inizia a mostrare le vaste implicazioni culturali e antropologiche della psicoanalisi. L'opera era stata preceduta dalla biografia psicoanalitica di Leonardo, 1910. In quegli stessi anni manda alle stampe una serie di casi clinici divenuti paradigmatici: il piccolo Hans,
L'uomo dei lupi, L'uomo dei topi, eccetera. Nel 15 esce Metapsicologia, in cui Freud sistematizza l'immagine della vita psichica derivante dalle ipotesi psicoanalitiche. Dopo la guerra, Freud modifica profondamente il quadro teorico della psicanalisi, introducendo in Al di là del principio del piacere, del 1920, l'istinto di distruzione e in L'io e l'essere, 1923, una nuova topica della psiche. La meditazione su questi temi si apre nell'ultima fase della vita di Freud ad una più ampia riflessione di natura filosofica depositata in opere come L'avvenire di un'illusione e Il disagio della civiltà del 29. Le ultime opere di Freud, Analisi terminabile e interminabile e Costruzione nell'analisi del 37, rappresentano una sorta di testamento metodologico. Nel 38 i nazisti entrarono a Vienna e Freud subì diverse perquisizioni della Gestapo e l'arresto temporaneo di sua figlia Anna. Convinto dai suoi amici inglesi ad abbandonare l'Austria, ottenne di riparare con la famiglia in Inghilterra, dove morì l'anno successivo. L'obiettivo principale di Freud è consistito nel tentativo di disvelare le dinamiche più profonde che governano il comportamento umano. Egli stesso, nella sua ultima opera, paragonava il lavoro dell'analista con quello dell'archeologo che dissotterra una città distrutta e sepolta. Nell'operare questo disoccultamento, il sapere psicoanalitico è risultato animato da una complessità epistemologica attraverso la quale ha partecipato, svolgendovi un ruolo di primaria importanza, al generale riformismo culturale che il sapere del XX secolo ha operato nei confronti dei quadri concettuali ricevuti in eredità dal secolo precedente. La psicoanalisi va perciò affiancata a tutte le altre rivoluzioni scientifiche ed epistemologiche dell'epoca contemporanea. Oltre che rivoluzione scientifica e metodologica, la psicanalisi alla lunga ha rappresentato anche una rivoluzione culturale per l'impatto globale che essa ha avuto sull'arte, la letteratura, la filosofia. L'analisi psicologica di Freud parte da un assunto di totale novità. Al di sotto della coscienza vi è un mondo di attività mentali, una vita psichica profonda, di cui il soggetto non è cosciente e che è causa inconsapevole di numerose azioni consapevoli. Si tratta di quel luogo della mente in cui si verifica l'interferenza fra il biologico e lo psichico, l'inconscio. Nella prima descrizione della psiche da lui avanzata, la prima topica, Freud ci parla di una sua suddivisione in un sistema conscio che rappresenta la parte emersa della mente e che affonda le sue radici in una zona intermedia costituita dal sistema preconscio, a sua volta la parte più superficiale del sistema inconscio, sede delle istanze più profonde della vita biopsichica. Lo sviluppo e il funzionamento di questa psiche si basa su due elementi, la vita istintiva e le superiori istanze di controllo. Le pulsioni primordiali, i desideri più profondi biopsichici, sono in questa fase identificati da Freud nella sessualità o libido e nella pulsione dell'io, collegata alla libido e volta all'affermazione del soggetto nella realtà. L'inconscio, la radice più pura e profonda dello psichismo, è dominato dal principio del piacere, vale a dire dall'esigenza di scaricare le pulsioni e di realizzare i desideri ad esse connesse. Ciò viene perseguito dall'inconscio senza legge né regola, ma in via immediata, totale e continua. L'inconscio è infatti fuori dal tempo, insensibile alle contraddizioni e al senso di realtà. Siccome con la realtà il soggetto umano deve comunque fare i conti, all'interno della psichicità inconscia germina una funzione che ha il compito di collegare la mente alla realtà. Essa è la coscienza, che è pertanto dominata dall'opposto principio di realtà. Scopo della coscienza è quello di imbrigliare, organizzare, differire, neutralizzare, se è il caso, le pulsioni provenienti dall'inconscio. Quella che si delinea è un'immagine energetica e conflittuale della vita psichica, attraversata continuamente da flussi e riflussi pulsionali,
con un equilibrio mai stabile e quindi con un senso assai precario della normalità psichica. Per Freud, pochi esseri umani giungono a realizzare un equilibrio ottimale delle proprie forze psichiche. Il meccanismo principale attraverso cui si verifica l'azione della coscienza sull'inconscio è la rimozione. Essa consiste nell'allontanamento di una pulsione dalla coscienza, rigettandola nell'inconscio. La rimozione, scrive Freud, è qualcosa che sta tra la fuga e la condanna. Tutto ciò non impedisce però alla pulsione di persistere nell'inconscio, ivi agitarsi e riprodursi. Non solo, in forme distorte e attenuate, materiali inconsci rimorsi continuano a salire verso la coscienza e ad eluderne la vigilanza. Si tratta dei sintomi nevrotici che vanno dai sogni e dagli atti mancati, lapsus, dimenticanze, eccetera, fino alle vere e proprie sindrome mentali, nevrosi, psicosi, eccetera. Il sogno, via regia all'inconscio, è primo ambito in cui si è realizzata l'ermeneutica freudiana e perciò sempre espressione di desideri inconsci irrealizzabili. Solo che su questo contenuto latente si esercita la censura della rimozione che lo deforma dandogli la configurazione manifesta che è propria del sogno. La deformazione avviene, secondo Freud, in due modi, con la condensazione, concentrazione su un solo elemento manifesto di più contenuti latenti, e con lo spostamento, trasporto di un significato e della sua intensità da un elemento all'altro meno importante. Negli anni 20 Freud riprese e perfezionò la sua teoria della psiche, confermando peraltro molte delle idee guida utilizzate in precedenza. Da un punto di vista energetico e pulsionale, Freud accentuò la tragicità della condizione umana, già insita nell'immagine conflittuale della psiche, ponendo l'esistenza di un istinto di morte, espressione di tendenze nichilistiche che vorrebbero annullare del tutto le tensioni e i desideri prodotti dalla libido. Vitalità, eros, e forze distruttive, thanatos, sono le fonti pulsionali primarie che, variamente intrecciate fra loro, producono la vasta gamma di desideri umani. Da un punto di vista topico, Freud rese più complessa la struttura della psiche, descrivendo tre istanze antitetiche, es, io e superio. L'es, il pronome impersonale neutro nella lingua tedesca, è l'insieme di attività istintive in cui vige il criterio del piacere e dispiacere. Impersonale e fonte delle energie psichiche, dall'es si produce l'io, che è il regolatore della vita psichica. Nato come effetto dell'impatto fra esse e realtà, l'io include in sé aspetti consci, preconsci ed inconsci. È la sede della personalità e di tutte le azioni consce, ma anche inconsce, come la rimozione, che regolano l'equilibrio energetico della psiche. L'azione sistematica di controllo e di equilibrio condotta dall'io si traduce in una istanza di controllo autonoma, prevalentemente inconscia o superio. Sede della cosiddetta coscienza morale e generatore del fondamentale senso di colpa, il superio nasce soprattutto a contatto con le figure e le proibizioni genitoriali. La precarietà dell'equilibrio psichico e la profonda problematicità della condizione umana sono l'esito complessivo di questa analisi e dell'antropologia severa e assai poco edonistica che è sottesa alla psicoanalisi. Dice Freud, il povero io serve tre padroni severi e si dà da fare per mettere d'accordo le loro esigenze, piene di pretese. I tre tiranni sono il mondo esterno, il superio e l'es. Nella teoria di Freud grande importanza è attribuita alla sessualità. Nell'essere umano essa rappresenta la principale fonte pulsionale
e assume una vasta gamma di forme in quanto può dirigersi verso una pluralità di mete. La sessualità è inoltre un dato originario e si manifesta anche nel bambino. La storia dello sviluppo umano è anzi la storia dell'organizzazione e definizione di questa spinta pulsionale, che, agli inizi assai complessa e priva di una meta determinata, tanto da portare Freud a chiamare il bambino metaforicamente un perverso polimorfo, troverà poi la sua meta normale. Il bambino, infatti, fin dalla nascita, prova inconsciamente un piacere attraverso quelle zone del corpo che, nella soddisfazione dei suoi bisogni primari, gli permettono di rapportarsi ad un oggetto esterno. Fondamentale è la prima fase di sviluppo, quella orale, in cui l'atto del succhiare il latte materno soddisfa il bisogno di cibo ed è insieme percezione dell'oggetto che procura piacere. Attraverso la fase anale, in cui si sviluppa il controllo degli sfinteri, il bambino giunge poi alla fase fallica, la cui zona del corpo privilegiata è quella genitale. Ad essa seguirà una fase cosiddetta di latenza, in cui la ricerca del piacere investe oggetti non sessuali e si configurano i rapporti sociali prima che, in età puberale, non si sviluppi di nuovo la ricerca sessuale propriamente detta. Secondo Freud, allora è importante per la formazione della personalità di ognuno il modo in cui sono state vissute le fasi infantili in rapporto alle figure dei genitori e la naturalità del passaggio dall'una all'altra. Determinante a questo riguardo un'esperienza inconscia che Freud ritiene universale e che si dovrebbe verificare intorno ai 3-5 anni di vita, in coincidenza con la fase fallica, il momento edipico. Rifacendosi al mito classico di Edipo, ignaro uccisore del padre Laio e ignaro sposo della madre Giocasta, Freud nota come a quell'età ogni bambino provi una inconscia forte attrazione per il genitore dell'altro sesso e allo stesso tempo grande paura per la reazione del genitore concorrente. Nel maschietto si produce, ad esempio, un'ansia di castrazione. L'insopportabilità di questa angoscia prova la rinuncia all'oggetto amato, il differimento del soddisfacimento e la identificazione a questo scopo con la figura, la personalità, i valori, i comportamenti del concorrente. Oltre che spiegazione dello sviluppo individuale, della formazione della personalità psicosessuale individuale, Freud ritiene che il complesso di Edipo e le sue dinamiche spieghino anche l'origine delle relazioni sessuali in senso sociale. In Totem e Tabù, infatti, egli ipotizza che alle origini di tutte le strutture sociali c'è un maschio che tiene su tutte le donne, finché contro di lui insorgono i figli e lo uccidono per impossessarsi delle donne. Poi il rimorso e il desiderio di espiazione producono l'inibizione sessuale e la conferma del divieto paterno dell'incesto. Nell'Avvenire di un'illusione, Freud riprende e amplia le proprie riflessioni sui totem e sul sentimento religioso che a suo giudizio è fondato sullo stesso senso di impotenza che spinge il bambino ad amare il padre e a volerne la protezione. La religione è quindi un'illusione, l'appagamento di un desiderio che affonda le proprie radici nelle emozioni infantili. Paragonando la religione ad una nevrosi infantile, Freud auspica un processo di maturazione universale che porti al superamento dell'illusione religiosa. Nel disagio della civiltà il discorso freudiano si allarga a tutte le istituzioni sociali, mostrando come, al pari della religione, esse assolvano il compito di difendere l'uomo dalle difficoltà della vita naturale e dalle paure che essa ingenera. Anche la civiltà è paterna e proibitrice nei confronti dei suoi membri. Essa, per mantenersi tale e favorire la coesione tra i suoi membri, inibisce fortemente le cariche pulsionali, soprattutto quelle libidiche, e fa in modo che queste si indirizzino verso mete superiori, la solidarietà, lo studio, la scienza, eccetera. Definita sublimazione, questa traslazione pulsionale è alla base delle grandi conquiste del genere umano, che quindi hanno la loro fonte più profonda nelle energie primarie della vita psichica. Al pari dello sviluppo individuale, inibizione, sublimazione, identificazione producono quella coscienza morale e quel senso di colpa che sono responsabili, a detta di Freud, del disagio che caratterizza la vita degli individui civilizzati.
Una società meno repressiva, ma che sappia anche meglio imbrigliare le pulsioni aggressive, è quanto auspicato da Freud. Connesso con la tradizione della mistica ebraica, scuola di ermeneutica e simbolismo, il freudismo si presenta sotto le vesti di un'analitica inesauribile della vita psichica, attenta alla comprensione e valutazione di tutte le espressioni di questa vita. Questo legame di Freud con la tradizione ermeneutica ebraica è stato messo in luce soprattutto da David Bacan. Le forme di interpretazione cabalistica, egli scrive, sarebbero state adesso utilizzate per valutare ogni essere umano. Ogni individuo è una Torah, cioè una Bibbia. D'altra parte, la formazione di Freud era avvenuta all'interno del materialismo medico di fine Ottocento, con tutto il carico di determinismo e riduzionismo che esso comportava. Freud è perciò anche, come lo ha definito Salloway, un biologo della psiche, erede di Darwin e precursore di etologi e sociobiologi. La accertata compresenza delle sollecitazioni sia ermeneutiche che deterministe rivela la portata e l'ambizione del progetto freudiano, aprire un varco non solo clinico, ma anche epistemologico nella concezione dominante della razionalità scientifica, in sintonia con quanto si andava preparando in ogni altro settore disciplinare. La complessità del progetto psicoanalitico risulterà ancora più chiara se la si riconnette anche con un certo amore tratto da Goethe e dai romantici di Freud per gli archetipi e la mitologia. Per certuni, come Wittgenstein, la psicanalisi è nei suoi aspetti generali una neomitologia su base razionale e materiale, anziché fantastica, intesa a dare un senso alla vita contemporanea. Lo stesso Freud, in un passo della sua introduzione alla psicoanalisi del 1932, accenna al carattere in qualche misura mitologico della sua teoria pulsionale. Egli infatti scrive: la dottrina delle pulsioni è per così dire la nostra mitologia. Le pulsioni sono entità mitiche grandiose nella loro indeterminatezza.